Ma con i genitori che vivi, no? Prima sparisci, poi ti fai viva. Come stai? Sto male, tu? Il solito. I bambini mi danno un sacco da fare, non ho mai tempo per nulla. Vorrei avere del tempo per me stessa, sai? Farmi fare un massaggio rilassante, ad esempio. Piantala. Ma che hai? Non parlare con me come se stessi parlando con quelle stupide delle tue amiche. Amiche. Chissà cosa sanno di te le tue amiche. Continui a nasconderti e fai finta di essere la madre perfetta, quando i tuoi figli non sai dare neanche un abbraccio. Cosa stai dicendo ora? Io amo i miei figli. Non sto dicendo questo. Tu sai di cosa sto parlando. Tu lo sai. Sto facendo dei sogni orribili. Ho la sensazione di non poter vivere la mia vita a pieno, di non poter costruire nulla. E me ne sto accorgendo solo ora. Io ti ho sempre protetta. Certo, come una brava sorella maggiore. Ma protetta da cosa? Da chi? Speravo che almeno tu fossi felice. Io ho bisogno di capire. Siamo adulte. Non pensare di potermi proteggere anche adesso. Ho fatto dei sogni orribili anch'io, sai. Sono andata in terapia per anni. Perché non me l'hai mai detto? Perché pensavo, speravo. Cosa? Avevo 8 anni. Ti ricordi quando dormivamo insieme da piccola, in cameretta? Sì, certo. Papà mi veniva a trovare ogni sera. Diceva che aveva bisogno di me. Dovevamo fare un gioco bellissimo insieme, che ero speciale. Io non capivo niente, mi fidavo. Non so nemmeno per quanto tempo sia durato. So solo che una sera lui è venuto in camera, ma non è venuto da me. Si è avvicinato a te. Tu dormivi e lui ti ha accarezzato la testa. Mi sono alzata di scatto, l'ho riempito di calci e di pugni, gli ho dato anche una capocciola sul naso che l'ha fatto sanguinare. Tu ti sei svegliata e lui è andato via. Ma perché non me l'hai mai detto? Perché me l'hai tenuto nascosto? Perché non volevo che tu potessi avere il minimo dubbio che ti avesse toccata. I dubbi creano un malessere e tu dovevi essere felice. È per questo che io non riesco a toccare i miei figli. Non ci riesco. Non è colpa tua, questo lo sai.